Allora, dai, Speed Demons, un altro kazako. Ok, proviamo questa Borg, questa difesa irregolare, che ok, può funzionare bene come arma a sorpresa, però diciamo che praticamente tutte le mosse per il bianco vincono e convincono. Però ok, c'è qualche trucco da tirare. Soprattutto se il bianco accetta questo pedone. Il nero è abbastanza coordinato per attaccare B2. Road to 2100 dopo la partita di prima, effettivamente. Ok, C5, alfiere 3 e qua, ok, donna B6 attacca due pedoni, quindi va fatta assolutamente. Donna B6. Vediamo che combina il nostro avversario. Si sta pensando parecchio, è parecchio spiazzato da queste prime mosse. Effettivamente, dopo donna B6 non saprei anch'io cosa fare. Sembra brutta sta posizione. Brutto dover scegliere tra questo e questo. Forse c'è qualche tipo cavallo A3. No, cazzata, cosa sto dicendo? Boh, cavallo A3 su C per D, cavallo C4, su donna per B2, cavallo B5, la donna rimane incastrata. Infatti, la sua idea è simile. Però è comunque un po' rischiosa, eh? Perché lui su C per D vuole giocare cavallo D5. Ma io sacrifico la donna qua, cosa me ne frega? Dai, proviamo a sacrificare la donna. C per D4. Su cavallo D5 mangio l'alfiere. Sì. Più facile a dirsi che a farsi. Però dai, ci sta. Dai, movimentiamo un po' la situazione. Sempre ste aperture sempre tutte uguali. D per E3. E qua forse posso anche mangiare in F2. Mangio qua o mangio in F2? Dai, mangiamo in F2 e poi mangio qua. Ok, ho la donna in meno, secca. Però ho due pezzi in cambio e tanto cuore. E tanta speranza. Ok, C3, cavallo F6. Iniziamo a tirarli fuori sti pezzi, ma che. Se no è finita. Alfiere D3, magari anche la torre può contribuire a questo fumo negli occhi. Alfiere D3 e centralizziamo i pezzi. Cavallo C6, cavallo E5. Andiamo a guardare questa casa qua. Io questi giocatori li conosco. So che lui adesso vuole fare torre F1 e re G1. Quindi bisogna andare a dargli fastidio subito. Ok, cavallo G4 forse adesso è interessante. Cavallo G4 almeno su re G1 si incastra la torre. Su re E2 almeno sta con re al centro. Ok, fair enough. Ora il fiore H6 è interessante. Andiamo a prenderci questa diagonale, siccome qua è venuto a fare brutto con C3 e a bloccarci completamente. Fiore H6.
qua una sua cagata serve come il pane, altrimenti non recupererò mai sta posizione vacata. Ok, H3. Tipo alfiere 3 scacco, re F1, cavallo F2, donna E2. E qua posso mangiarmi la torre, però perdo il mio alfiere delle case delle case scure. Il mio alfiere preferito. Io va bene con la donna in meno, però il mio alfiere delle case scure. Cavallo E3. Donna E2, torre G8, anche questa sembra promettente. G4. Dopodiché prepariamo un sacrificio dei nostri. Dai, dai, va bene. Siamo lanciati. Ah, la monnezza che ho fatto. Torre G8. Alfiere 3 era sicuramente la mossa migliore, ma non era abbastanza. Ok, qua è fondamentale per me non prendermi G5. G5 farebbe un pelo male, quindi forse posso evitarla con torre A5, anche qualche mossa così un po' da pagliaccio. Torre A5. Allora, secondo me il motore in questa posizione è da più 3,5. Pulito. Dopo devo ricordarmi a mossa 15 quanto dava il computer in questa posizione. Ok, H2 è la mossa più brutta del 22esimo secolo, perché gioco alfiere F4 scacco gratis e adesso deve tornare in G1. Dopodiché inizia l'iniziativa del nero, finalmente il mio momento. Ok, già qua si iniziano a intravedere dei temi interessanti, tipo H5 sembra molto buona. Apriamo le colonne sul suo re. Più 3,5 ovviamente al bianco. Ovvio. Dopo re H2 un po' meno. No, non lo so, forse è difficile valutare sta posizione. Ok, ora questa è una mossa terrificante. Qua posso giocare torre per G5, cavallo per G5, torre per G5, re F2, torre G2. Qua io non voglio la donna, voglio il matto. Frega niente la donna qui. Qua si gioca per entrare nella leggenda. Non per vincere la partita. Vincere la partita ormai è una cosa che non mi dà più non mi dà più emozioni. No, vabbè, bellissimo, bellissima sta posizione. Spettacolo. La qualità la sacrifico, sicuramente. Torre per G5. Tanto mi serve una torre sola per proseguire l'iniziativa di qua. Quindi torre per e su re F2 Ok, mi sa che se gioca re F3 dovrò rassegnarmi a mangiare la donna. No, non voglio rassegnarmi a mangiare la donna.
che sarebbe già un miracolo comunque, cioè teniamoci, cerchiamo di vedere le cose come stanno. Però forse torre G3, re per F4, H4, il re incastrato nella mia metà della scacchiera, minaccio i 5 matto. Spettacolo i 5 matto. Ok, quindi vediamo un attimo questa variante folle. Torre G3, re F4, H4. Ora lui deve giocare i 5 per parare quel matto lì. I pezzi prima o poi finiscono, raga. Questo è il problema. Questo è un bel problema. Merda, per pochissimo non si entrava nella leggenda qua. Su cavallo e 5 c'è re per F4. Purtroppo. Unica, tra l'altro. Dopodiché ho 6800 pezzi in presa. Quindi, rivediamo questa perché mi affascinava sta variante. Torre G3, H4 e 5. E 5... 5 è la mossa che gli salva la giornata. Che dopo non ho uno scacco. Posso fare cavallo D5, però... Re 4. Ma sai che... Sai che mi sto innamorando di questa... Di questa variante? 4. E 5. Cavallo D5. Re 4. F5 scacco. Dai, facciamola, raga. È troppo bella. Anche se si perde, ma chi se ne frega. Torre G3 è la mossa da fare. Qua H4. Ok, la minaccia è 5 matto. Ok? Oh, la donna... La... Oh, donna e torre in cambio di due cavalli. E pedone. Ok, quindi... Però lui ha re esposto. Quindi, dai, andiamo a portarla a casa questa. Secondo me E5 la deve fare a sto punto. Su cavallo D5. Questa è una porcata. È una porcata proprio della vita. Perché su E5, se dopo faccio... Posso anche fare cavallo G2 scacco... Però cavallo G2 potrebbe restituirmi la donna. E io non voglio che mi restituisca la donna. Voglio dargli matto. Quindi cavallo D5. Re 4. Oppure, come gli tolgo la casa E4? F5, prima cosa che mi viene in mente. F5, però può fare alfiere per F5. È un problema? Su F5, tra l'altro, forse può darmi la donna. No, può darmi la donna su F5, che palle. Cos'è che stavo vedendo qua? Che mi stava incuriosendo. Nulla, giochiamo cavallo G2 sulla fiducia. Cavallo G2, se ci dà la donna, forse è il momento che forse potrebbe essere buona per me. Se mi dà la donna, almeno una posizione giocabile, non ho 15 punti in meno. Se fare E4 qua arriva il problema. Re 4, magari F5.
Devo tirare fuori sto alfiere, minchia. Se questo alfiere fosse stato leggermente più attivo, sarebbe stata tutta un'altra storia. Ok. Qua... No! Ha mangiato, ha mangiato. No, che palle, raga. Cioè, va bene sta posizione, però... Ha tolto tutto il divertimento. Ha tolto tutto il divertimento. Anzi, posizione forse è persa qua per me. Anzi, senza il forse, la posizione è persa, perché è persa. Che qua re F8 perdo per alfiere H7 e non ho difesa contro questa minaccia. Quindi devo fare re D8, che è una mossa indecente. No, raga. Dovrebbero vietare il fatto di poter, quando si sacrifica, di poter restituire materiale per salvarsi. È una cosa. Uno squallore unico. No way. Ci abbiamo provato. È stata una partita molto divertente. Com'è il fiere G4? Sapevo che giocavi al fiore C4, non giocavo mica cavallo E6. Va bene, dai, abbandoniamo qua. Abbandoniamo con dignità. Però sono proprio curioso di andare a vedere un po' di roba di sta partita. Ci avevate sperato, eh. Grazie mille a Lorenzo per la sub, ti vogliamo bene. Quindi andiamo a vedere l'apertura. L'apertura puzza un po'. C per D4, cavallo D5. D per E3, più 3 e 70, umili. Sì, dai, la carichiamo anche questa. Cavallo per B6, E per F2, più 4. Più 4 in tranquillità. A per B6, C3, cavallo F6, fino a qui tutto come da programma. Cavallo F3, cavallo G4, re G1, alfiere H6, H3, cavallo E3, vedete che alfiere E3 qua era meglio, come tutti sapevamo, ma qua sapevamo tutto. Torre G8, G4, torre A5, re H2, errore grave. Zero. Ok, allora, la mossa 15 avevamo detto era più 3,50. Oh, più 3,50, raga. 3,53. Pulito. Quindi, raga, un computer. Un computer. Però, dopo torre A5, re H2, adesso è tutta un'altra storia. Ah, cavallo per G4. Cavallo per G4. H per G4, torre per G4 e si minaccia matto. Wow. E qua, unica mossa per salvarsi. Donna G2. Alfiere F4, re G1, torre per G2 e qua da zero. Incredibile. Dopo H6. Va bene, raga. Analizzare quel motore è sempre molto emozionante. Alfiere F4 più 1,4 più 1,15. Re G1 H5 G5 e ora vantaggio grande del nero, meno 2. Sacrificio giusto, geniale, ovviamente. Cavallo per torre per re F2, torre G2, re F3. E qua torre per E2 ovviamente è la mossa giusta, ma qua nessuno aveva dubbi a riguardo. Ma
Attenzione, torre G3. Solo più uno. Re per F4. H4 è l'unica mossa che regge. Vedete, più uno e 7. Non era così folle come roba allora. E5, vediamo cosa ho sbagliato. E qua devo fare D6 per sviluppare l'alfiere. Però scusami, D6 mi restituisce la donna. Ah, perché gioco D per E5 intermedia. Perché su Re E4 c'è F5. Ok, e perde la donna gratis. Wow. Quindi ok, abbiamo scovato dov'è l'errore. Cavallo G2 è la mossa perdente. Lui ok, interessante, perché allora donna per G2 è la mossa che vince, vedete, più 4,70. Però su Re 4 vince il nero, meno 2. Chissà se l'avrei trovata. D5 su Re per D5, cavallo E3 scacco. Su Re 4 si prende questo matto folle. Follia. Spettacolo. Così doveva finire. Non come è andata in partita, zio cane. Vabbè. Dopo donna per G2 è finita, raga. Più 4, ma qua non c'è più niente da fare. E male.